In concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alle istituzioni governative qui rappresentate, nonché alla sua Press Unit che si impegna instancabilmente nella prevenzione di una delle malattie più diffuse e insidiose. Oggi questa patologia coinvolge molte donne. Secondo l'ultimo report del 2023 sono stati registrati oltre 50.000 nuovi casi di neoplasia, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. Ho accolto questo progetto perché da oltre 10 anni che la mia famiglia collabora con la Fondazione Policlinico Campus Biomedico. E anch'io da un paio d'anni cerco di, modestamente, portare avanti progetti nuovi, rivolti alle donne, con l'obiettivo di promuovere la salute, la consapevolezza e l'empowerment femminile. Essere la madrina di questo evento per me ha un significato molto profondo. Anche se io mi ritengo molto, molto fortunata che nella mia famiglia nessuno è stato affetto da questa condizione, sono più che consapevole che purtroppo il cancro al seno rappresenta la forma più comune di tumore tra le giovani donne. Oggi esistono tanti dispositivi di prevenzione per combattere la malattia, quindi diventa indispensabile investire in strumenti di analisi genetica capaci di anticipare la predisposizione alla malattia ed intervenire già in giovane età. È dunque essenziale comprendere che conoscere il nostro rischio in anticipo e sottoporsi a controlli regolari può letteralmente salvarci la vita. Infine, desidero concludere con un pensiero che ci ispiri tutti. Nessuna donna è così grande da non poter imparare, né così piccola da non poter insegnare. Uniamoci tutti in questa battaglia, uniamoci tutti domenica 7 aprile per la pedalata solidale di Bici Rosa. Grazie.